Sì, meglio, fa parte del nostro percorso di preparazione dei giocatori che stanno arrivando. Gli altri già con un po' più di allenamenti e la seconda partita di preparazione. Tutto sommato sono contento del miglioramento che abbiamo avuto della prima partita su questo Ovviamente è un tema anche di chi non c'è. Allora le chiedo, ad esempio, il nome di Federico Chiesa non è stato portato per motivi di mercato, quella è la posizione, per essere allenato con la squadra in questi giorni. Sì, di mercato. Sia lui che gli altri che sono rimasti, tranne Fabio Miletti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno e all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro, dei ragazzi, abbiamo solo dei giocatori, come l'ho detto, forti, bravi, è solo che sono abituati anche a giocare con continuità, che in questo momento altrove la società sta cercando di trovare delle soluzioni e anche loro devono cercare queste soluzioni il più breve tempo, che sia il bene per loro, che sia il bene per la squadra e il bene per tutti. Ci può spiegare, mister, i motivi che hanno portato a questa scelta di mercato? Cioè perché Chiesa non rientra nel progetto Juve e nel Sì. progetto Motta? Sia lui che gli altri sono decisioni prese, siamo convinti adesso di preparare bene la stagione con le partite e gli allenamenti che abbiamo fatto. Niente da aggiungere a tutto quello che ho detto prima, ribadisco. Una domanda invece sull'ambiente. Tanti tifosi qui a Pescara, 20.000 spettatori, nonostante la pioggia di inizio gara, un suo parere su questa partita e su Pescara che forse le conosce perché se non ricordo male ci ha giocato qui con l'Inter. Solo ringraziamento, fa solo che bene questo entusiasmo che porta questa gente di venire a vedere la sua squadra, vedere o venire a approfittare un momento insieme ai suoi giocatori. Abbiamo bisogno, e sicuramente noi, migliorando di giorno in giorno, di portare, come ho detto prima, a finire tutte le partite e dando gioia e allegria a queste persone che se lo meritano perché amano queste squadre. Importante prepararsi bene, importante è avanzare sul gioco che vogliamo vedere. Ho visto un miglioramento della prima alla seconda partita, un normale di un percorso fatto dentro una preparazione. Abbiamo trovato una buona squadra che ha giocato già partite e stanno molto bene anche loro. E si è visto una partita equilibrata, anche se abbiamo avuto magari un po' più di loro, però mi è sembrata una partita equilibrata e adesso è continuare. Un suo giudizio sul secondo tempo quando è entrato David Luiz. Douglas Luiz è entrato bene come gli altri, un ragazzo che è arrivato un po' più tardi degli altri, come Danilo, come Bremer e come Ildiz. No, sono contento come è entrato lui, ma anche contento come è entrato gli altri. Posizione di Locatelli un po' più avanzata rispetto a come l'abbiamo visto negli altri anni. Ha già fatto, non penso che sia un problema per lui, poi è finito davanti alla difesa, l'ha già fatto anche lì, un ragazzo intelligente, disponibile, è questo che vogliamo vedere, questo che vogliamo vedere in squadra. Scusa, avete giocato un po' diversamente all'inizio rispetto a Norimberga? Cioè con Thuram in mezzo a 4 o no? Abbiamo visto male noi. Rispetto a quello che avevi fatto a Norimberga. Sì, Cioè Turan. 4-1-4-1 o no? No, non lo so, Sì, non ti piace niente la linea. di base sì, ma poi dopo durante il movimento che facciamo in possesso è chiaro che va sempre cambiato. Il nostro gioco non deve essere statico, anche se oggi un po' più di organizzazione si va messa per capirsi e sapere cosa dobbiamo fare in campo. E sì, hai fatto un'osservazione giusta.